una lista, una rompi tremenda, tremenda. Mi telefono la notte, pomeriggio, la mattina. Ho dovuto farla venire qui perché non ho un minuto libero e adesso è qui. Venga avanti, signora, venga pure avanti. Scusa, ma io stavo uscendo. Ciao. Ecco. Dunque, un momento che... Ho cercato di venire più presto possibile, certo. Ma veramente non ho potuto. Abbiamo tanto di quel da fare in questo periodo. Ma non so più, mi ha proprio stufata, cretina, brava! Questa era Patty Pravo, l'ho vista prima. Dunque, smentino... Magari si vuol fare una doccina, no? No, non ancora. Siediti, per favore, perché mi impedisci di concentrarmi. Poi io ho bisogno della Non mi permetterei mai di allontanare questo evento. Dunque, il mio giornale vuole fare un profilo abbastanza inedito, insomma, della Vanoni. Per il momento di profili ne ho solo due. Pochi, ne? Ah, potrei fare una plastica. Comunque... Credi di essere spiritosa? Ah, sì, io sì. Dei miei parolieri non sono responsabile. Scrive o registra? Io in genere registro, comunque non era una domanda. No, cos'era? Era un'affermazione, sarebbe come dire, non crederai mica di essere spiritosa. No. Scusa il milanesismo. Dunque, no. Io ho delle domande qui segnate che ti potrei fare. Dunque, vediamo. Sei pronta? Certo, mi faccio controllare. Le meningi sono a posto, il sistema nervoso mi pare come le Sembra pare. Abbastanza tesa, ecco. Sì. Dunque, andiamo. Se ti dicessero... Ah, no, improbabile perché non sto mai a ascoltare quando mi parla nessuno. Frega niente. Allora, se ti scrivessero... Meglio, per quanto non garantisco di leggere tutte le lettere. Detesto, per esempio, i telegrammi. Gli espressi. Detesto la megalomania, la detesto. Testo, non li leggo, li metto tutti nella carta. Va bene, non importa, se ti telefonassero... Questo no, per carità, non sono mai in casa, la notte dormo spesso fuori, sono sempre in televisione, un inferno, quel fallo, che una fatica, chi l'avrebbe detto? Insomma, poi mi dimentico anche di mettere la segreteria telefonica... Ecco. Allora, diciamo, cara, se ti schiaffassero contro un muro e ti obbligassero mitra alla mano a sentire... Ma che bisogno c'è del mitra? Ci sento benissimo, sono mica sorda. No, dico, un momento, zitta, a sentire che nel soffitto della tua stanza c'è sempre stato un buco attraverso il quale... Vede, sarà un caso. Ma siccome io dormo sempre agli ultimi piani, se ci fosse un buco me ne accorgerei perché ci piove dentro. Ma io volevo prima di tutto metterti a corrente che questa intervista si articola in un contesto surreale anziché pettegolo. Allora, se lei voleva sapere se io dormo anche se qualcuno mi guarda, la risposta è sì. È che purtroppo io non dormo anche se non mi guarda nessuno. Oh, Nina, non parlarmi di insonnia che mi sveglio solo a sentirne parlare. Io sono 15 giorni che non dormo. Sì, oddio, madonna. Oddio. Quando fai l'amore? Oh, per carità, quello lì hanno già scritto tutto, le mando tutti i giornali, che ci ha scritto tutto nei particolari. Per favore, non due ritaglini, vero? Una documentazione un pochino esauriente. Io lo dico al mio ufficio stampa che tanto non glielo mando lo stesso. Allora, senti, sei di quelli che rimangiano un cibo che gli ha fatto male. No, questa l'avevo preparata per Tognazzi. Ecco. Momento che... No, dunque, sì, rispondimi pure. No, io non l'avrei rimangiato proprio perché sono una salutista. Poi sono come mia mamma, schizzinosa, no, mi dà fastidio tutto quello che Nina, fa male. Nina, non nominarmi la mamma. Come no, la mamma fa parte tutto... delle domande che ti farò dopo sul malessere esistenziale. Adesso andiamo avanti. Non mi sovvertire l'ordine delle domande, altrimenti mi viene un profilo un po' troppo flu, capisci? Allora non... È che non sono più una bambina, anche in televisione mi mettono qualche velatino. Ecco, vi pare anche il Carina, caso. Carina, sì. Ferma calma. Dunque, questa interessante mi interessa particolarmente. Sei in prigione. Anch'io. Va bene, allora no. Lasciamo perdere, perché questa volta non mi sembra neanche opportuna. Dunque, di fronte a un oggetto prezioso che va in frantumi, tu sei di quelli che l'aggiustano, lo mandano dal restauratore o buttano via i cocci? Allora, io propenderei per buttare via tutto, perché vede, uno non può avere la testa sempre presente se c'è o non c'è lo sciopero degli spazzini, ragione per cui i miei cocci finirebbero con restare in fondo alla spazzatura un'ansia, un'angoscia di andarla a prendere, un inferno. Certo, avere un tubo di colla di attaccatutto in casa sarebbe meglio, ma sai, io ho dei problemi, quando mi finisce il dentifricio lei capisce.
finirei con avere i miei cocci nella borsa per un anno, cercando di capire perché ho scritto sullo specchio del bagno cercare indirizzo restauratore, che poi potrebbe essere anche per me. Insomma, avere delle opinioni precise in questo momento è molto, molto difficile. Ecco, tipico, questo me l'aspettavo. Dunque, se il tuo cane scappa con la cagnetta del vicino. A parte che il mio cane è una femmina. Indipendentemente da tutti i luoghi comuni sui cani, non ha nulla di umano, proprio niente di umano. Se poi lei voleva alludere al mio uomo... No, figurati, cosa me ne frega del tuo uomo, proprio niente. Sai che lei è un tipo davvero eccezionale. Senti, cara, questo è interessante. Se senti per la strada squillare un telefono, pensi con irritazione che nel posto dove suona la gente non va a rispondere, oppure istintivamente pensi che sia il tuo. È il mio, ecco, telefono. E allunghi il passo per andare a rispondere. Dove vai adesso? Porca loca, non suona più. Sarà stata la Rai. Sì, dunque adesso ti devo fare una domandina appena puntata, ma è facilissima e importantissima però per me. Siegfried, Nashtruck, allora tu dec fac meglio se Trent oppure... Strano, perché negli appunti si chiama OP. No, OP potrebbe anche voler dire opportunamente, invece qui è oppure, oppure tram. Tram potrebbe essere tramite, trasmesso... No, tram. Allora, se... è tram? E tram. Tram. Allora, se fosse tram, nel qual caso, se ci fossero i tram, io li prenderei volentieri. La risposta è sì. Sì, ecco, prenderei il tram. Prenderei. Grazie, allora io sono a posto. Non ne ho abbastanza, sono abbastanza a posto. Scendo. Ma dove va? Ma non è mica la fermata giusta, sa? No, per me mi pare di sì. Ma non è venuto qui a farmi un profilo? Per questo un identikit. Ce l'ho. Ma vuole sapere dove sono nata, Milano? No, non me ne frega niente. Milano centro, è centro città dei Navigli. Secondaria questa. Poi ho fatto i miei studi classici in Svizzera, che si sente, si è sempre sentito. Per l'amor di Dio, non mi interessa assolutamente. Insomma, i miei difetti me li dico da me, guardi, somatizzo tutto. Se fa freddo mi viene la bronchite, se fa caldo mi viene la rosolia. Figurati, non me ne frega proprio niente. Vabbè, allora, non so, i miei difetti, le mie non so, i miei principi, la pressione. Bassa, bassissima, 75 di massima la mattina quando 75, mi sveglio. 75, beata te, un missile, io 60. Perché non volevo esagerare. Coppa, lo so io che è quello che ti devo chiedere. Insomma, io la denuncio. Ecco, cosa faccio? E io sono sindacalmente insindacabile. E io compro quella testata del suo giornalasso, dove lei scrive quel suo... Ecco, benissimo. Allora io ho un'ottima cosa da scrivere, che sei una capitalista astorica. Lei è troppo inserita, cara, è così inserita che è come il 113. Vada via! Io non vada via! Nei vado tuoi... via, sa? Non vorrei essere nei tuoi panni quando leggerai il mio pezzo. Ma vada via, vada via! Io vado a dettarlo. Cretino. Ciao. Non mi comporto mai così con i miei amici della stampa, naturalmente. È proprio una prassi televisiva. Ogni sketch deve finire con una lite. Non so, motivi tecnici.